La disperazione di intere popolazioni crocifissi come te. Signore, è vero che la morsa della crisi stritola, ma tu lo sai, dalle mie parti, una politica per lo sviluppo e il lavoro sembra latitante. Si invoca, per esempio, lo sviluppo turistico, si cercano le antiche vestigie di Agragas e poi, come se niente fosse, da parte di molti, anche semplici cittadini, si fa scempio del corredo urbano e dell'igiene pubblica. Qui il polo universitario stenta a riprendere vitalità, è sempre incerto se continuerà ad operare. È possibile che nessuno pensi che chiuderlo significherebbe dare più spazio alla mafia? Quando la cultura si spegne, la violenza vince. Succedono altre cose davvero strane, per esempio quella della calcestrucci Belice, è una storia tra altre per me incomprensibile, non ne capisco molte di queste cose, spero che ci siano ragioni valide che solo alcuni conoscono, ma signore, se è vero ciò che dicono i mass media, mi chiedo, può un debito di poche decine di migliaia di euro mettere a repentaglio la sopravvivenza di diverse famiglie, spesso monoreddito e talvolta con carichi notevoli di problemi. E guardando alla situazione più generale, è lecito mettere in ridicolo la dignità dei lavoratori? È mai possibile che la minaccia del licenziamento incomba sui vari fronti su gente che ormai è prossima alla pensione? Davanti a ciò è lecito girarsi dall'altro lato e dire che la cosa non ci riguarda, ma l'indifferenza non uccide più delle cause naturali. È la bomba d'acqua del 25 novembre che ha causato la tragedia di Sciacca occorsa a Vincenzo Buono, ha denunciato ancora una volta lo scempio del nostro territorio, violentato con opere abusive e con una scarsissima manutenzione. Sotto i nostri occhi, ma mi verrebbe da dire sotto le gomme delle nostre macchine e le suole delle nostre scarpe, c'è una viabilità da terzo mondo, al collasso, con seri problemi di collegamento